una riunione concitata con tanto di fischi, quella che si è tenuta al centro civico di Gimarra, dove la giunta comunale di Fano aveva indetto un incontro per presentare la nuova variante fortemente contestata da tanti residenti anche nei mesi scorsi. Circa 200 le persone che hanno partecipato, di cui solo una piccola minoranza, quella che si è schierata a favore del progetto. Un gruppo di cittadini ha scritto una lettera aperta per ottenere solidarietà alla protesta e per lanciare l'ennesimo appello affinché quest'opera non venga realizzata. Il primo ad intervenire è stato l'ex presidente del Fano Calcio, l'imprenditore Claudio Gabellini, che ha criticato il mancato confronto durante l'iter avvenuto solo ieri dopo l'invio degli avvisi di esproprio. Ci riuniamo questa sera per dibattere su un tema una volta che hanno praticamente deciso tutti. Semmai bisognava fare un'attività propedeutica per analizzare le cose e prendere le giuste decisioni. Sulla sostanza, non so, l'unica parte di Fano veramente di pregio che è prospiciente il mare, eccetera, cioè viene praticamente ribaltata da queste opere invadenti, perché sono terrapieni, trincee, eccetera, veramente inguardabili. Voi invece avevate prospettato anche un altro tipo di complanare, un'alternativa. Ma veramente questo gioco che ha messo su la giunta comunale partiva da 4 alternative e ce n'erano sicuramente di molto più interessanti, alcune delle quali molto meno costose. Ma ovviamente mi sembra che era un disegno già che avevano in testa i soliti noti, per cui alla fine ci ritroviamo a discutere dell'unica alternativa che comunque non risolve nessun problema e deteriora le parti migliori di questa città. Infatti, secondo la giunta e i tecnici che hanno elaborato il progetto di fattibilità tecnico-economica, la nuova interquartiere andrebbe ad alleggerire notevolmente il traffico sulla statale. Per i residenti però non è questa la soluzione. Per di più, secondo l'armatore Fabio Montanari, il sindaco non ha mantenuto le promesse elettorali. Non deve essere fatta perché deturpa completamente tutto il paesaggio, ma comunque la decisione, visto il carattere straordinario e visto che il programma non era sottoscritto dalla giunta, e con un'inversione di 180 gradi da parte del sindaco, almeno avrebbe dovuto sentire tutti i cittadini, non solo noi della Gimarra, ma tutti i cittadini, perché è patrimonio della città. Non intervenite, fatelo finire, va. Non si può. Allora, bisogna essere educati. Voi del comitato, fra l'altro, sono 2 anni che chiedete un incontro pubblico. Esatto, non è stato mai aperto un dibattito. Arriviamo oggi, a distanza di 24 mesi, anche di più forse, a fare più che dibattito un consultivo, diciamo, per cui questa richiesta di questo dibattito, che ci fosse stato a Fano un dibattito aperto. Presenta l'incontro anche Luciano Benini, che aveva preparato un video di 5 minuti per mostrare il percorso della nuova interquartieri, il quale prevede l'abbattimento di centinaia di alberi, tra cui querci, ulivi, leci, ma anche boschetti e siepi. Il tracciato poi passerebbe vicino a molte case. Il video purtroppo non è stato fatto vedere per problemi tecnici, ma Benini rimane convinto che quella strada sia inutile, sbagliata e devastante. E dello stesso parere anche un altro residente, Roberto Longhini. L'attenzione di quest'ultimo però è stata rivolta all'innesto su Via Trave. Dalla verifica di tutte le tavole di progetto è emerso che verrà chiusa Via del Torrente, verrà chiusa al transito Via della Trave, con un congestionamento di traffico che è assolutamente contrario a quello che sono i principi in realtà che costituiscono il fondamento delle motivazioni ragionevoli della realizzazione di questi interquartieri. In realtà, rispetto a quello che è stato illustrato alla cittadinanza, ci sono molti elementi che sono rimasti totalmente oscuri e che non hanno avuto una risposta concreta rispetto a quello che sarà l'effettivo modo di attuazione, soprattutto del tratto finale di questa interquartiere. Io parlo di questa perché mi interessa più da vicino e perché ho verificato concretamente come il tipo di progetto che si va a realizzare ha effettivamente un impatto che è devastante per tutta l'area della zona sportiva della Trave e del torrente Arzilla, che ne viene totalmente pregiudicato. A preoccupare sono anche il rischio che l'opera rimanga un'incompiuta e la svalutazione degli immobili. Elisabetta Coraducci, che è pronta a far causa al comune, nei giorni scorsi è finita al pronto soccorso a causa di un attacco d'ansia avuto dopo aver visto l'ultima modifica apportata al tracciato.
non bisogna basarsi sul costo, bisogna basarsi sul bene comune. Loro amministrano la res pubblica, amministrano una grande impresa, hanno delle responsabilità e se viene fuori che c'è anche un dolo, perché in questi grandi appalti può venire fuori di tutto per esperienza, e io non escludo di andare per vie legali con la responsabilità chiesta ad personam, che la loro assicurazione non coprirebbe perché c'è dolo. La mia casa, che ho fortemente voluto per le sue peculiarità di pace e tranquillità, a due passi dal centro storico e dal mare, aggiunto Elisabetta, non la potrei più vendere, perderebbe tutto il valore. E in particolare casa mia, che la carreggiata di Via del Torrente diventa una pista ciclabile, io non vedo spazi di manovra per ambulanze, mezzi di soccorso, esco dalla macchina, potrei prendere sotto un bambino, e dopo la pista ciclabile ho un sottopasso e la carreggiata è l'interquartieri stessa.